Vorrei fare un discorso un po' più strutturato sull'aldilà e quindi sull'oltre la morte tra religione e filosofia, quindi avendo anche un occhio di particolare riguardo per la fede religiosa cristiana, perché è quella che è più vicina a noi, per capire come affronta il problema della morte. Nagel, come vi sarete forse accorti sbirciando il testo, vi ho lasciato da leggere 4 capitoletti. Ora, i primi 2 sono su un argomento che potrebbe risultare estraneo al problema della morte, cioè il rapporto mente-corpo e come si fa a sapere che gli altri hanno una coscienza come ce l'ho io. Questo è un problema tipico della filosofia, quindi un problema che potrebbe essere considerato un po' stravagante, no? Un po' fuori da ogni buon senso. Però, se ci pensate bene, effettivamente noi non possiamo sapere se gli altri provano le stesse cose che proviamo noi e hanno un'esperienza cosciente del tipo di quella che abbiamo noi. Tutto ciò che possiamo fare è presumere che gli altri abbiano la stessa coscienza del mondo e degli altri che abbiamo noi, perché per analogia, no, confrontandoli con noi, noi riteniamo che anche loro provino la nostra stessa esperienza, che si chiama in filosofia esperienza interna, no? Che si distingue dal comportamento esterno. E in tutto ciò che facciamo c'è una componente osservabile da fuori e una componente che è sperimentabile solo dall'interno. In quest'ottica il problema mente-corpo è il problema di capire come la dimensione interiore della nostra coscienza può interagire con il nostro corpo. Intanto, solo in un caso noi facciamo esperienza di una relazione tra il corpo e la mente, ed è il nostro caso. In tutti gli altri casi, che si tratti di esseri umani e quindi di nostri simili, o di animali, noi non sappiamo cosa accada lì dentro. Nagel si spinge oltre dicendo: come puoi essere sicuro che tagliando il ramo di un albero non lo fai soffrire? Non puoi esserne sicuro, anzi, ci sono buone ragioni per ritenere che un qualcosa come un disagio lo sperimenti pure l'albero. E questo lo si evince anche dalla difficoltà con cui le persone mediamente sensibili tagliano il ramo di un albero o abbattono un albero. Una persona mediamente sensibile si addolora quando vengono abbattuti degli alberi, prova un senso vago, un po' di tristezza, no? Come se appunto ci fosse la percezione che compiere un'azione di quel tipo in qualche modo fa male all'albero, come se noi ci immedesimassimo con l'albero. Non riusciamo a immedesimarci anche con una pianta che sta seccando, con dei fiori che appassiscono. Il senso di disagio che proviamo di fronte a un fiore che appassisce è dovuto al fatto che attribuiamo inconsciamente al fiore l'esperienza che potremmo fare noi al suo posto se ci mancasse dell'acqua. Quindi tutto viene interpretato alla luce dell'esperienza che noi facciamo di noi stessi come di soggetti consapevoli, no, di essere al mondo in rapporto con altri soggetti. E diciamo, l'unico caso in cui noi facciamo esperienza di un rapporto fra mente e corpo è il nostro, perché le altre persone sono dei corpi. Nessuno di noi ha mai visto la psiche di un altro. Io quando parlo con Clelia e Ilenia, o con qualcuno di voi, con Chiara, con Stefania, con Elisa, eccetera, eccetera, io non ho mai esperienza diretta della loro mente, della loro coscienza. Io vedo dei corpi e percepisco dei segnali fisici, come per esempio il suono della voce, e a questo insieme di percezioni sensoriali, di questi fenomeni fisici, attribuisco una cosa che solo io posso provare, e cioè che effetto fa essere coscienti? Che effetto fa essere coscienti? Nessuna osservazione del comportamento altrui può dircelo. Solo essendo noi stessi sappiamo che effetto fa essere coscienti. Pensate anche quando osserviamo un paziente in stato di morbo di Alzheimer avanzato oppure un paziente in stato vegetativo permanente. Noi non sappiamo se è cosciente. A volte sembrerebbe di no, ma come possiamo averne la certezza?
Per saperlo dovremmo metterci al suo posto, cioè dovremmo sapere che effetto fa essere in quella condizione. Ma l'unica persona al mondo che può sapere che effetto fa essere in quella condizione è quella che vi si trova in quella condizione. Insomma, per dire che cosa tutto questo, Nagel vuole dire che ci sono esperienze soggettive che non possono essere osservate dall'esterno e che non si identificano con il corpo fisico in cui le facciamo. E mi sono espresso forse in modo troppo tecnicamente filosofico, ma leggo una parte del testo di Nagel dove questo invece risulta chiaro. Nagel si sta occupando di tre grandi concezioni antropologiche sul rapporto mente-corpo, e sono il dualismo, di cui noi abbiamo abbondantemente parlato discutendo Platone, il fisicalismo, detto anche materialismo, di cui abbiamo parlato trattando di Epicuro, e infine quella che lui chiama la teoria del doppio aspetto. Non vi spaventate per queste espressioni, è semplicissimo. La teoria del doppio aspetto è una teoria secondo cui la nostra coscienza si può distinguere dal nostro corpo, ma non se ne può separare. Noi per pensare, per sentire, abbiamo bisogno di un cervello. Il cervello è l'organo del pensiero. Questo però non significa che la nostra mente si identifichi con il cervello. Ne ha bisogno per svolgere le proprie attività. Ma la nostra mente non ha una natura biologica. La nostra mente non è semplice materia cerebrale. Se ne serve. Non potrebbe funzionare senza quella materia cerebrale, ma non è semplice movimento cerebrale. E questo è dimostrato dal fatto che se io vado a guardare dentro il cervello di una persona che sta gustando della Nutella, non vedrò nulla che assomigli al gusto della Nutella, no? E Nagel fa un esempio simpatico, perché a questo punto del cioccolato dice: ma se io aprissi in due il cranio di una persona per andare a guardare cosa succede mentre gusta del cioccolato, non vedrei niente che sappia di cioccolato. Noi sappiamo che non c'è bisogno di aprire in due il cranio di una persona per osservare quello che accade nel suo cervello. Oggi abbiamo la risonanza magnetica funzionale che ci permette di fotografare quali aree cerebrali si attivano in corrispondenza di determinate esperienze. Quando io, per esempio, riconosco il volto di una persona, si attiva una particolare area corticale, cioè che appartiene alla corteccia cerebrale, che si chiama giro fusiforme destro, no? Sta nell'emisfero destro. Ora, quando io metto in osservazione magnetica funzionale un cervello di una persona che riconosce il volto di un amico, vedo che si colora quell'area che si chiama giro fusiforme destro. Quindi posso essere certo che quando una persona riconosce sua madre, un suo amico, il suo uomo, le si accende quest'area cerebrale. Però non c'è niente in quest'area cerebrale che assomigli all'esperienza di riconoscere un volto familiare. Dunque ci sono eventi fisici del cervello che si accompagnano a stati mentali particolari, come riconoscere un volto, e dai quali però non posso dedurre quella particolare esperienza. Cioè non c'è niente di quell'esperienza nell'osservazione del cervello, che pure è l'organo impegnato in quel tipo di esperienza. Quindi se io apro in due la testa di una persona e guardo dentro il suo cervello mentre gusta il cioccolato, non vedo che effetto fa gustare il cioccolato. E, precisa Nagel, non si tratta del fatto che io sto guardando mentre gustare cioccolato impegna il sapore, e quindi un altro organo di senso, il gusto. Cioè non si tratta del fatto che io non potrò mai sapere che effetto fa mangiare cioccolato guardando una persona che lo mangia, solo perché mangiare cioccolato è un'esperienza del gusto e non della vista. Non è un problema di differenza di sensazioni, perché anche nell'ipotesi un po' stravagante che lo scienziato pazzo voglia capire che effetto fa mangiare cioccolato e si mettesse a leccare quelle parti cerebrali che sono impegnate nel gustare cioccolato, beh, non sentirebbe sicuramente il sapore del cioccolato, no? Perché leccare dei neuroni o delle zone cerebrali sicuramente non mi restituirà il gusto del cioccolato, anche se sono esattamente quelle le aree cerebrali deputate alla registrazione, no? del gusto. Quindi c'è qualcosa
nel nostro cervello che non si identifica con il nostro cervello, che non è osservabile nemmeno sezionando dettagliatamente il nostro cervello, ed è la psiche, la mente, quella che i filosofi antichi chiamavano anima. Hegel lo dice con una frase, secondo me, molto illuminante, quando fa notare che il modo in cui la nostra mente è dentro il nostro cervello è diverso dal modo in cui il nostro cervello è dentro la nostra scatola cranica. Insomma, i nostri ricordi, i nostri pensieri, la nostra coscienza non è dentro la mente o dentro il cervello, così come delle caramelle sono dentro un barattolo. Non esiste una possibilità di localizzare la mente. La mente non è da qualche parte nel nostro corpo, è inafferrabile, eppure si svolge nel nostro corpo. Il nostro corpo è qualcosa che noi siamo. Non è semplicemente qualcosa che abbiamo, non è uno strumento, non è una navicella in cui siamo alloggiati, è parte integrante della nostra identità. E questo è talmente vero che quando noi, per esempio, ci bruciamo una mano, non è che segnaliamo un guasto a una pinza di cui ci serviamo. Il nostro cervello non va a segnalare un guasto come se nella cabina di pilotaggio di una nave, no, si registrasse il segnale di allarme perché c'è una perdita in un particolare settore dell'imbarcazione o cose di questo genere. No, quando io mi brucio la mano dico: ahi, mi sono fatto male. Quindi attribuisco a me quel danno, non attribuisco a qualcosa di cui io mi servo, il corpo. Il mio corpo sono io, no? Non è qualcosa che io posseggo, ma è parte integrante di ciò che io sono. Se tu fai del male al mio corpo, fai del male a me. E quindi ferisci la mia anima, la mia mente nel ferire il mio corpo. Non puoi darmi uno schiaffo e dire: ma io non ce l'ho mica con te, è che è il tuo corpo che mi fa un po' antipatia. Però poi io ti rispetto come persona spirituale, come entità psichica, io ho un grande rispetto di te. Il tuo corpo, beh, così non mi va molto a genio, quindi lo schiaffeggio. Chi si esprimesse in questo modo si esprimerebbe in un modo assolutamente stravagante, perché è chiaro che il corpo è parte di noi. Tuttavia, c'è qualcosa nel corpo, che non è osservabile in termini fisici. E questo appunto è la teoria del doppio aspetto, ripeto, non è il dualismo, perché Hegel scrive così: il dualismo è la visione che tu sei fatto di un corpo più un'anima, cioè ricordate Platone, no? Cioè c'è un'anima unita al corpo che, diciamo, è impaziente di liberarsene nel momento della morte. Quindi nel dualismo l'uomo è fatto di un'anima che si identifica con la sua persona e di un corpo che funziona come strumento della sua persona. La tua vita mentale nel dualismo avviene nella tua anima, no? Il cervello, diciamo così, non è coinvolto. Il fisicalismo è la visione che la tua vita mentale è fatta di processi fisici nel tuo cervello. Quindi il fisicalismo ti sta dicendo, come un po' diceva Epicuro, no? Che l'anima, la mente, non è altro che materia sottile e non è qualcosa di diverso dal corpo. Quella che noi chiamiamo anima non è altro che un particolare funzionamento del corpo. Noi siamo solo corpo, non c'è nessuna mente che si possa considerare distinta dal corpo. Un fisiologo del Settecento, Karl Vogt, diceva: il nostro cervello secerne pensiero come il fegato secerne la bile. Quindi è un processo puramente fisiologico quello del pensare, dell'essere consapevoli. Non è qualcosa che si possa distinguere, no? Dalla materia fisica di cui è fatto il nostro corpo. La mente sta al cervello come l'evaporazione sta all'acqua, oppure come l'acqua sta al ghiaccio, no? Il cervello è come il ghiaccio, no? Nel senso che è una sorta di pensiero solidificato, no? Quindi viene interpretato il pensiero come una sorta di dimensione fisica areiforme, no? Rispetto a quella solida della base cerebrale che lo rende possibile. Quindi il dualismo anima e corpo uniti, in attesa che l'anima si separi dal corpo con la morte, e dove il pensiero avviene nella semplice anima. Però
il fisicalismo come corpo, che alla morte si dissolve e quindi si annulla, non c'è nessuna mente, nessuna anima che non sia semplicemente il nome che noi diamo a processi particolarmente complicati che avvengono nel corpo. Ma un'altra possibilità, aggiunge Nagel, è che la tua vita mentale, e questa è la teoria del doppio aspetto che lui sostiene, l'altra possibilità è che la tua vita mentale avvenga nel tuo cervello e che tuttavia tutte quelle esperienze, quei sentimenti, pensieri e desideri che tu provi non siano processi fisici nel tuo cervello. La visione che il cervello è la sede della coscienza, quindi che è vero che il cervello è l'organo del pensiero, organo significa strumento tra l'altro in greco, quindi la visione che il cervello è la sede della coscienza, ma che i suoi stati coscienti non sono solo stati fisici, è chiamata teoria del doppio aspetto. Ma si chiama così perché essa implica che quando addenti un pezzo di cioccolato, questo produce nel tuo cervello uno stato o un processo che ha due aspetti. Un aspetto fisico che coinvolge vari mutamenti chimici ed elettrici e che è osservabile dall'esterno, e un aspetto mentale, l'esperienza che tu stai facendo del sapore di cioccolato. Quando si verifica questo processo, uno scienziato che guardi nel tuo cervello sarà in grado di osservare l'aspetto fisico, e cioè il movimento, diciamo, dei campi sinaptici ed elettrici cerebrali che si svolgono durante l'esperienza del gustare il cioccolato. Quindi quando si verifica questo processo, uno scienziato che guardi nel tuo cervello sarà in grado di osservare l'aspetto fisico, ma sarai tu stesso dall'interno a sperimentare l'aspetto mentale. Avrai la sensazione di gustare del cioccolato, cosa che chi ti osserva dall'esterno non potrà mai avere, a meno che non sia lui stesso a farlo, no? Ad addentare un pezzo di cioccolato. Se la teoria del doppio aspetto fosse vera, dice Nagel, il tuo stesso cervello avrebbe un interno che non potrebbe essere percepito da un osservatore esterno nemmeno se lo apre in due. Quindi cosa si vuole dire? Nel mondo fisico non tutto è fisico. È vero, la mente è collegata al cervello, ma non si identifica con il cervello. Questa è l'affermazione, diciamo, più importante della teoria del doppio aspetto, e che è fondamentale per capire l'idea che della morte ha anche il cristianesimo. La nostra anima, quello che noi siamo, quello che noi sentiamo, quello che noi pensiamo, è indissolubilmente collegata al corpo. Senza il corpo non potrebbe svolgere le proprie attività specifiche. Tuttavia non si identifica con il corpo, no? È qualcosa che possiamo distinguere dal corpo. Questa, diciamo, teoria che Nagel chiama del doppio aspetto, Aristotele l'aveva già formulata, no? Nell'antichità, nel De Anima, in questa sua opera, è poi stata chiamata ilemorfismo, cioè la teoria della materia e della forma. Aristotele aveva detto: chiedersi se l'anima e il corpo siano la stessa cosa o siano due cose separate è un po' come chiedersi se la cera e la sua forma e la figura che essa ha siano la stessa cosa o siano separate. Beh, se io vedo una statua di cera, la forma che ha quella statua è un'altra cosa rispetto alla cera di cui è fatta? Beh, sì e no. Non è un'altra cosa nel senso che quella forma non potrebbe esistere senza la cera di cui è fatta. No, perché la posso distinguere dalla cera di cui è fatta. Perché la cera non ha quella particolare forma. In quel caso ha quella particolare forma, ma quella forma si può distinguere dalla materia di cui è fatta, no? Quindi anima e corpo, mente e cervello, sono distinguibili ma non separabili. Le posso distinguere le due cose, come dimostra l'esperienza dell'osservatore che non riesce a vedere niente di quello che sta succedendo nel cervello dal punto di vista di chi lo sta sperimentando, ma non li posso separare perché senza quella materia, appunto, l'esperienza cosciente non potrebbe darsi, no? La mente è collegata al cervello. Ok, cioè, adesso, dimmi. Non so se c'entra qualcosa, però mi è venuta in mente, io la voglio dire. Sì. Riguardo quello che diceva dell'anima che è legata al corpo, ma non si identifica con il corpo. Sì. Si può dire che l'anima è l'opposto del corpo,
ma non il suo contrario. Cioè, coesistono ma non si uniscono o non si annullano a vicenda. Sì, Si può dire. assolutamente sì. Sì, può dire, certo. Sì. È un Ok, altro modo grazie. di spiegare il rapporto di distinzione, ma non separazione. Distinguibili e inseparabili. Anche per il fatto che noi non riusciamo a vedere, osservando il cervello, quello che accade nella mente che pure vi è collegata. Dal modo in cui noi concepiamo il rapporto fra la nostra mente e il nostro corpo. Dal modo in cui noi concepiamo il rapporto fra la coscienza e il cervello, quindi è quella parte del corpo che è più a stretto contatto con le nostre attività mentali, e dipende anche il modo in cui guardiamo la morte. Se io sono un fisicalista, allora vedrò nella morte l'annullamento dell'intera persona. Vedrò la morte come la fine di tutto, come una disgregazione materiale dell'organismo. Come la fine totale e definitiva dell'organismo e quindi dell'intera persona. Se invece sono un dualista, potrò pensarla platonicamente in termini di sopravvivenza dell'anima alla morte del corpo. Se invece sono un sostenitore della teoria del doppio aspetto, e Nagel lo è, anche se poi non è coerente nel modo in cui sviluppa il discorso nel capitoletto sulla morte, per un motivo che forse ora vedremo. E se io sono un sostenitore della teoria del doppio aspetto, allora io posso concepire la morte come o la fine di tutto, perché se muore il corpo, muore anche quell'attività mentale che vi era necessariamente collegata, che aveva nel corpo la propria condizione necessaria, oppure posso pensare un'altra ipotesi, e cioè che la morte separi provvisoriamente la mente dal corpo, in attesa che in un qualche modo le due componenti possano ritornare a collaborare. E questa, diciamo, teoria della riunificazione della mente con il corpo di cui ha fatto uso, diciamo così, nel corso della vita, è espressa da due particolari soluzioni religiose al problema della morte, che sono la resurrezione dei morti, prima, e la reincarnazione delle anime, seconda. In entrambi i casi l'anima ha bisogno del corpo, la nostra mente ha bisogno del corpo. Nel caso della resurrezione ne ha bisogno perché appunto l'anima non può stare senza il corpo e la resurrezione dei morti è esattamente la finale restituzione del corpo all'anima che lo ha perso nel momento della morte. L'unico modo perché l'anima possa sopravvivere al corpo è che le venga restituito quel corpo di cui essa faceva uso nel corso della vita. Ma anche la reincarnazione è un modo di sottolineare la necessità del corpo, perché l'anima, pur incarnandosi di volta in volta in corpi differenti, ha comunque bisogno di questi corpi. Nel caso delle religioni storiche che l'hanno teorizzata, la reincarnazione, e cioè il pitagorismo antico, l'orfismo, poi l'induismo e il buddismo, questo è funzionale a una purificazione che ha come scopo, diciamo, la finale liberazione dell'anima da qualunque necessità di incarnarsi. Quindi, diciamo che nella reincarnazione, nell'induismo, nel buddismo è chiarissimo, c'è l'idea che il continuo dimorare in un corpo da parte dell'anima sia provvisorio e destinato a essere superato finalmente nel cosiddetto moksha, no? Cioè quando l'anima si purifica e può lasciarsi assorbire, no? Dall'essenza spirituale del mondo, nel cosiddetto nirvana. Quindi l'anima è spirituale, è platonicamente orientata verso una vita libera dall'intralcio del corpo, ma per poter raggiungere questa vita finalmente liberata dal corpo ha bisogno di cambiare numerosi corpi. Quindi c'è questa necessità residua, no, di avere un rapporto col corpo per arrivare alla salvezza finale. Nel cristianesimo e nell'islam non è così, perché l'islam è l'altra grande religione che teorizza la resurrezione dei morti. Il paradiso di Maometto è un paradiso estremamente carnale, è un paradiso quasi materialisticamente inteso, molto di più di quello dei cristiani, che invece è più vago come luogo di beatitudine. Il paradiso di Maometto è un paradiso
che è decisamente un giardino, e ci sono posti all'ombra, ci sono posti fantastici dove andare a gustare delle pietanze prelibate, ci sono 72 vergini a disposizione, è un paradiso molto maschilista, perché gli uomini vengono premiati da donne dai grandi occhi neri, si dice così nel Corano, con il seno ricolmo e mai toccate da mano d'uomo, che è una definizione, diciamo, di donna vergine, particolarmente appetibile per un uomo, e che dunque dovrebbe motivare in teoria l'impegno religioso del credente. Il paradiso di Maometto, con la promessa di una vita sensuale, no? Di una vita eroticamente felice, tipicamente maschile, no? Decisamente poligama, 72 vergini, immaginate voi, il monogamo fa fatica con una sola donna, figuriamoci con 72, ma al di là di questo c'è una visione fortemente, direi quasi fisicalista, materialista, della beatitudine eterna. Nel cristianesimo le cose sono un po' più sfumate. La resurrezione e la reincarnazione sono due prospettive religiose sull'aldilà che possono essere collegate alla teoria del doppio aspetto, e cioè a una teoria che vede nella mente qualcosa che ha bisogno del corpo per poter sopravvivere. Dunque, se la morte separa la mente dal corpo, l'unica vita possibile che può proseguire dopo la morte è una riunificazione delle due componenti, resurrezione dei morti, Islam e cristianesimo, oppure reincarnazione.